subito con Matteo per il primo intervento e poi magari in seguito i saluti di Enrico quando tornerà online. Prego Matteo, illustraci come poter prevedere quali saranno le condizioni ambientali e dove poter produrre più miele possibile, perché è questo che gli apicoltori ormai stanno chiedendo. Ci stiamo organizzando con segnali di fumo e danze della pioggia di ogni genere, però per adesso non abbiamo avuto grandi risultati, quindi dacci una mano. A Matteo. Buon pomeriggio a tutti. Beh, bella domanda da 1 milione di dollari, anche perché i modelli climatici al momento propongono vari scenari che adesso andremo a vedere. Prima di tutto, però, adesso cerchiamo di condividere lo schermo perché ho preparato anche una presentazione da mostrarvi. La vedete? Sì. Riuscite a vedere? Sì. Vediamo tutto, vediamo Ah, bene. ok, perfetto. Mi serviva solo il feedback perché io adesso non vedo più nessuno, vedo solo lo schermo intero. Ok. Allora, ho preparato una presentazione di circa 30 slide. Inizialmente volevo giusto presentarvi quelle che sono le differenze tra la terminologia tempo atmosferico, condizioni meteo, quindi e clima, perché ancora molto spesso si fa parecchia confusione tra profani anche in virtù dell'informazione piuttosto errata, approssimativa che spesso viene proposta dai media. Spesso magari si sente dire dopo magari una settimana di temperature fredde o comunque di temperature sotto la media, magari escono fuori degli articoli che mettono quasi in dubbio il riscaldamento globale. E quelli non sono altro che articoli che tendono poi a fuorviare il lettore e a non dargli quella che è la giusta indicazione di quello che è il trend delle temperature sul lungo termine e non in un dato istante, non in un dato luogo. Perché magari per chiudere questa parentesi, sul nostro territorio è in atto un'ondata di freddo, ma a 500 km di distanza, lo vedremo poi alla fine della presentazione, perché l'atmosfera tende a distribuire il calore tra le alte latitudini e le basse latitudini proprio con ondulazioni delle correnti in quota che si chiamano onde di Rossby. Ecco, magari da noi in un dato istante è in atto un'ondata di freddo, a 500 km a ovest o est è in atto una forte ondata di caldo, quindi il tutto viene riequilibrato. Quindi ciò che bisogna analizzare è il trend sul lungo periodo e non il dato giornaliero o settimanale che non ci dà alcuna indicazione, ma questo riguarda sia le temperature che i fenomeni alluvionali. È sbagliato prendere come indicativo del cambiamento climatico un evento alluvionale o un nubifragio, piuttosto andrebbe analizzata quello che è l'andamento della frequenza e dell'intensità di questi fenomeni in un arco temporale ben stabilito, che adesso vediamo. E tra l'altro, per chiudere definitivamente questa parentesi, anche improprio è sbagliato parlare di cambiamento climatico, perché il clima sulla Terra, ormai lo sappiamo, è sempre cambiato. Ci sono state delle evoluzioni tra periodi glaciali e quindi caratterizzati da temperature piuttosto basse, alternate a periodi più miti, detti interglaciali. E questo è sempre avvenuto per cause naturali. Quello che noi stiamo vivendo adesso è un'evoluzione climatica dovuta al forte impatto dell'uomo e alla sua attività sul pianeta. Quindi, per fare appunto la distinzione tra tempo atmosferico e clima, il tempo atmosferico ci dà quindi l'insieme delle condizioni e dei fenomeni, dei parametri atmosferici, come possono essere l'umidità, la pressione atmosferica, le precipitazioni, l'insolazione, la temperatura, la nuvolosità, il vento in un dato momento e in un dato luogo. Il clima, invece, è la media di tutti questi parametri, calcolata giorno per giorno, mese per mese, anno dopo anno, per un periodo che, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, deve essere lungo almeno 30 anni. Ok? Quindi il termine clima quindi deriva,
dal greco klinamen, che sta appunto a indicare inclinato, perché il clima è una funzione dell'inclinazione dei raggi solari sulla superficie terrestre. Lo vediamo anche da questa mappa che ci riporta appunto quella che è la suddivisione dei no, scusate, ho sbagliato, ecco, la suddivisione delle fasce climatiche in base appunto all'altezza latitudinale, proprio in virtù dell'inclinazione dei raggi solari. La caratteristica fondamentale del clima è quella di avere un andamento che tende a mantenersi stabile e costante, quindi nel corso degli anni, a differenza del tempo meteorologico, che è estremamente variabile. Io poi io sento delle voci in sottofondo, sento un disturbo, magari qualcuno ha un microfono aperto, non so. Computer si vedono le cuffie, poi c'è questo microfono AUK PCV1. Scusate. Ok, procedo. Io poi vi ho proposto quella che è la classificazione dei climi e quelli che sono i climi principali al momento sulla Terra. Questa è una fotografia dell'andamento climatico degli ultimi 30 anni. Probabilmente nei prossimi 30, 60, 90 anni potremo vedere alcune fasce climatiche dilatarsi e altre restringersi. Ecco. E queste qui sono è un sistema climatico empirico, cioè costruito e colorato, così come lo vediamo in mappa, in base ai valori registrati di temperatura e di precipitazione. Per intenderci, i gruppi climatici principali sono cinque: si parte dal gruppo A, che è il gruppo dei climi tropicali, che sono i tipici della fascia latitudinale compresa tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno. E in questa fascia, appunto, latitudinale, le temperature medie in tutti i mesi dell'anno sono superiori ai 18 gradi, non vi è una stagione invernale, non vi è anche quindi una successione tra le stagioni, quindi non c'è estate, autunno, inverno. Qui l'incidenza dei raggi solari è praticamente sempre a livelli massimi tutti i giorni dell'anno, e qui è una zona in cui è permessa appunto la vegetazione ad alto fusto, ecco. Le piogge sono chiaramente abbondanti. Salendo poi di latitudine troviamo i climi aridi, che sono quelli diciamo caratterizzati da precipitazioni scarse o comunque inferiori ai processi di evapotraspirazione. Per la classificazione questi climi comprendono aree in cui le precipitazioni medie annue sono inferiori ai 250 mm, ma in alcune zone desertiche del globo precipitazioni possono essere assenti anche per diversi anni. E questa è una zona di transizione che ci interessa, questa qui dei climi aridi, perché è una zona climatica a stretto contatto con la nostra, la zona delle medie latitudini, e alcune caratteristiche dei climi aridi le possiamo ritrovare anche in alcune località, in alcune stazioni di monitoraggio meteorologico della Sardegna, ad esempio la stazione di Capo Carbonara, controllata dall'Aeronautica Militare, è una stazione dal clima arido ed è la stazione meteorologica italiana con la più bassa media pluviometrica appunto nazionale, ha una media pluviometrica di 238 mm annuali. Ed è quindi indicativo del fatto, lo vedremo poi più avanti, di come la fascia arida, che è questa qui che vediamo colorata in giallo, verde, e che è dovuta alla presenza in queste fasce latitudinali degli anticicloni dinamici, questi anticicloni, poi vedremo più avanti, tendono a gonfiarsi, ad espandersi sempre più di latitudine, soprattutto nella stagione calda. E quindi gli aspetti che già erano presenti del clima arido ma tendono ad enfatizzarsi più avanti col tempo, con l'andare del riscaldamento globale, e vedremo anche che il riscaldamento è globale, sì, ma ci sono delle zone del pianeta che si riscaldano maggiormente, una di queste è appunto il Mediterraneo, lo vedremo tra pochissimo. Poi abbiamo appunto i climi di transizione, che sono i climi mesotermici, i climi temperati, e questi sono caratterizzati, questi valori ve li dico, questi numeri, perché sono quelli che ci permettono poi
con l'analisi costante nel corso di decenni di poter definire se il clima effettivamente sta cambiando, evolvendo in un certo senso oppure no. Ok? Il clima mesotermico, quindi il nostro clima, comprende una fascia di latitudine che va dai 30 gradi nord e 50 gradi, no 50 gradi nord, ovviamente situazione speculare nell'emisfero australe, e sono caratterizzati da una temperatura media del mese più freddo che è inferiore ai 18 gradi, ma superiore ai meno 3 gradi. Poi abbiamo i climi boreali, che si stanno comunque restringendo, specialmente per quanto riguarda il comparto euroasiatico, quindi i confini che voi vedete adesso tendono man mano a sottigliarsi, perché proprio questa fascia qui dell'Artide, dell'Artico, comunque questa fascia latitudinale, è una delle aree hotspot, diciamo, maggiori del globo, molto superiore anche al trend mostrato dal Mediterraneo, perché si sta scaldando anche con un range di circa 2 gradi e mezzo rispetto all'epoca preindustriale. E poi per concludere, ugualmente un'altra fascia climatica fortemente a rischio, ad eccezione dell'Antartide, che invece mostra dei locali segni di raffreddamento, ma comunque sia la fascia nivale, dei climi nivali, quindi delle più alte latitudini, è una fascia caratterizzata da temperature medie di tutti i mesi dell'anno inferiori ai 10 gradi, anche questa è una fascia che tende a restringersi. Questa è una fascia che troviamo anche comunque nei climi di altitudine, quindi nelle Alpi, quindi capite bene che anche la fusione dei ghiacciai, così come la ritroviamo anche sul comparto dell'Himalaya, comporta una riduzione di queste aree che adesso vediamo in azzurro, e questo probabilmente lo vedremo poi lo constateremo nel corso dei prossimi decenni. Queste carte climatiche, per chiudere questa inquadratura climatica, ci spingono magari a considerare il clima, a considerare queste zone come, un attimo che ho sbagliato, non devo toccare, quindi questa, ok, sto facendo un guaio, scusatemi, ok. Ok, queste carte climatiche ci spingono a pensare queste aree come tutte caratterizzate dallo stesso clima. Avete visto quelle zone prima colorate con delle vaste aree territoriali? Ecco, dovete pensare che chiaramente quella è un'indicazione di massima che quello, di quello che è l'andamento climatico di queste zone, perché ovviamente all'interno, e la Sardegna è un chiarissimo esempio, è un chiarissimo esempio, all'interno di queste zone noi possiamo trovare tantissimi microclimi che sono dovuti a tantissimi fattori locali, come possono essere la radiazione solare, l'esposizione di un versante montuoso al vento oppure all'insolazione, il rilievo ugualmente, la topografia oppure la presenza di masse d'acqua, il tipo di copertura del suolo e anche l'utilizzo del suolo. Quindi tutti questi parametri poi contribuiscono a creare dei microclimi, locali. Arrivando poi al dunque, l'effetto serra, che cos'è? L'effetto serra è l'insieme di tutti quei meccanismi che rende la temperatura superficiale della Terra superiore a quella che si avrebbe per equilibrio relativo, ossia la Terra si scalda perché riscaldata dai raggi solari, appunto, immagazzina calore e poi la riemette per radiazione infrarossa. Secondo questo equilibrio radiattivo, la Terra dovrebbe avere una temperatura media di circa meno 30 gradi, ma in virtù dell'effetto serra e della presenza appunto di questi gas che sono appunto detti serra, la temperatura media terrestre si mantiene intorno ai 15 gradi. I principali gas serra che contribuiscono all'aumento della temperatura media globale sono il vapore acqueo, che è responsabile nell'effetto serra tra il 36 e il 70%. L'anidride carbonica, che incide per il 9-26%, è un dato in percentuale illusorio perché incide poco, a differenza degli altri gas nella miscela atmosfera. Tuttavia, le quantità di anidride carbonica sono proprio quelle che stanno aumentando maggiormente, sono quelle che stanno, diciamo, spezzando e rompendo l'equilibrio termico terrestre. Poi il metano, che incide per il 4-9%, che questo è un gas serra molto importante, e poi l'ozono, che incide per il 3 e il 7%. Praticamente come funziona l'effetto serra? L'atmosfera possiamo definirla come trasparente alla radiazione solare, quindi permette alla radiazione solare di raggiungere il terreno si riscalda e come qualsiasi corpo nero riemette la radiazione
sotto forma di radiazione infrarossa, cioè non è più luce visibile come quella che vediamo noi, la luce naturale, ma è una radiazione, una emissione di energia che avviene per una radiazione, secondo lunghezze d'onda nell'infrarosso, che noi non vediamo. Questi gas serra, presenti appunto in atmosfera, contribuiscono ad assorbire questa radiazione infrarossa che viene emessa dal suolo e a ridiffonderla verso il basso. In sostanza, non fanno altro che creare appunto questo effetto K, questo effetto serra che permette alla Terra di scaldarsi ulteriormente. Non a caso questi gas sono detti otticamente attivi per questo processo chimico e fisico. Esistono poi due tipologie di effetto serra. L'effetto serra naturale, che è il sistema di regolazione della temperatura dovuto alla presenza naturale del gas serra nell'atmosfera, ed è dovuto quindi alla presenza della CO2 prodotta dal mondo vegetale, dalla decomposizione organica, quindi la fermentazione e il vulcanismo. E la quantità di CO2 rilasciata dall'ambiente dovete immaginarla 10 volte superiore rispetto a quella immessa in atmosfera dall'uomo, ok? Tuttavia la CO2 naturale viene immediatamente riassorbita dall'ecosistema tramite appunto processi di respirazione e di fotosintesi clorofilliana, quindi l'effetto serra naturale rimane grosso modo in equilibrio nel tempo, a meno che non intervengano degli shock naturali come possono essere attività vulcanica o emissioni di polveri. L'effetto serra antropico invece è causato dalla presenza di gas serra nell'atmosfera dovuta al rilascio di emissioni di CO2 e metano, quindi prodotte dalle attività umane, quindi industria, agricoltura, allevamento e trasporti. Poi vabbè, qui vi propongo un grafico aggiornato, è presente nell'ultimo rapporto dell'IPCC, che è un pannello intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. E in sostanza questa è la Killing Curve, che è una curva che ci riporta le concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera prodotte e studiate dal laboratorio delle Hawaii di Mauna Loa, quindi vengono rilevate lì. E dal 1960 ad oggi potete vedere come la quantità di CO2 in parti per milione sia passata da 280 parti per milione nel 1958, da quando è stato stabilito questo centro di ricerca, ai 414 parti per milione del 2020, con le prime ipotesi che escono fuori dal laboratorio di ricerca di quest'anno che potrebbe chiudere con valori prossimi ai 416 parti per milione. Quindi la tendenza, diciamo, è un aumento, l'abbiamo registrato di circa il 40% dalle prime rilevazioni delle concentrazioni di CO2. L'aumento, allora, diciamo che tramite dai dati che ci provengono dai carotaggi eseguiti sui ghiacci, ma anche da evidenze geologiche, valori simili di CO2 non si registrano da 800.000 anni, ma alcuni indizi lasciano pensare che valori così alti proprio non siano mai stati registrati negli ultimi 20 milioni di anni e secondo il trend degli ultimi 50 anni la CO2 aumenta seguendo un trend appunto di 200 parti per milione all'anno. Secondo appunto le ipotesi dell'IPCC, perché l'IPCC poi tramite i modelli climatici cerca di prevedere quello che può essere l'andamento futuro, sia per quanto riguarda le precipitazioni, le temperature, ma anche per quanto riguarda la concentrazione di CO2, ecco, secondo l'IPCC e secondo i loro vari modelli previsionali, la CO2 potrebbe raggiungere entro il 2100 valori compresi tra i 540 e i 970 parti per milione, e che sono comunque valori possibili considerando quelli che sono le attuali riserve del combustibile fossile. E possiamo dire che i tre quarti dell'incremento rilevato, ecco, in questa Killing Curve che abbiamo visto poc'anzi sono dovuti al bruciare dei combustibili fossili. L'ultima parte, il terzo, l'ultimo quarto invece è dovuto all'uso improprio dell'uomo della superficie terrestre, in questo caso della deforestazione, che
cominciata poi dalla rivoluzione agricola del Neolitico e va avanti in maniera significativa, soprattutto in alcune parti del globo tropicale. Qui vi riporto infatti un'immagine satellitare piuttosto eloquente degli incendi verificatesi nell'Amazzonia nell'agosto del 2018, un'immagine prodotta dal satellite visibile della NASA. Ben visibili tra l'altro i focolai, ma anche le chiazze nere appunto di foresta bruciata. Questi invece sono i dati più aggiornati che abbiamo, quindi i dati dell'ultimo rapporto dell'IPCC riguardo all'aumento delle temperature. Adesso daremo uno sguardo prima dal punto di vista globale e poi da un punto di vista locale, quindi mediterraneo, ecco. La temperatura media globale rispetto all'epoca preindustriale, secondo l'ultimo rapporto, è aumentata di circa 1,1 grado. Però i dati delle serie storiche ci dicono che il riscaldamento, come vi ho anticipato prima, non è uniforme in tutto il mondo. Ecco. Ci sono delle zone che si riscaldano maggiormente e altre invece che mostrano dei segnali di temperatura costante o localmente anche temperatura a ribasso, come vi ho detto prima, in Antartide. Però le zone che si stanno scaldando maggiormente, oltre al Mediterraneo, che è un hotspot, sono l'Artide, la Siberia e il Canada. Questo invece è un andamento, diciamo, in diagramma della temperatura media dell'aria annuale dal 1880 al 2020 di 6 stazioni di rilevamento ubicate in Groenlandia, che ci mostrano poi, tramite anche comunque la colorazione della mappa, come salendo verso nord, quindi nel settore settentrionale della Groenlandia, che è presa come punto di riferimento, come hotspot del riscaldamento globale, nelle zone più settentrionali della Groenlandia rispetto all'epoca preindustriale, il riscaldamento è arrivato anche a 2,5 gradi, quindi siamo ben oltre il grado, poco più il grado rilevato a livello globale dall'IPCC. Ok. Sul bacino del Mediterraneo, ugualmente, l'evoluzione climatica va avanti, così come nel resto del mondo. Sul bacino del Mediterraneo, che è considerato ugualmente un hotspot del riscaldamento, le temperature medie annuali rispetto all'epoca preindustriale sono salite di circa 1,5 grado. E nella regione mediterranea il trend al riscaldamento è di circa 0,03 gradi all'anno. Anche questo comunque è un trend che si manifesta superiore rispetto alla media globale. E qui in grafico potete vedere in azzurro la temperatura media annuale mediata dal 1880 al 2020 per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo, in verde invece l'andamento della temperatura media dell'aria, sempre annuale, però a livello globale. Quindi potete vedere come l'andamento all'aumento termico sul bacino del Mediterraneo sia decisamente più accentuato rispetto a quanto si registra sul resto del mondo. A seconda del modello climatico utilizzato, perché qui, come potete vedere in questi diagrammi, vengono proposti 5 modelli climatici. I modelli climatici non sono altro che delle simulazioni, di quello che può essere lo scenario futuro in base alle emissioni di CO2. Quindi ci sono dei scenari che prevedono zero emissioni e scenari che prevedono emissioni comparabili a quelle attuali, perché ovviamente noi non possiamo sapere che tipo di politiche verranno attuate nell'immediato futuro, anche se sappiamo quelli che sono gli auspici della comunità scientifica, però effettivamente non sappiamo quelli che saranno i loro impegni. Di conseguenza, vengono mandati al lavoro più modelli climatici e questi modelli climatici ci dicono che l'area del Mediterraneo potrebbe scaldarsi dai 2 ai 6 gradi entro il 2100. Continuando ad immettere anidride carbonica con lo stesso trend che stiamo utilizzando adesso, entro il 2040 l'area del Mediterraneo potrebbe già essersi scaldata rispetto all'epoca preindustriale di circa 2 gradi e 2, ed entro il 2100 di 3 gradi e 8, okay? Quindi valori che ci indicano appunto quello che può essere l'andamento delle temperature in futuro e che ci stanno anche a indicare come ondate di calore possano diventare quindi più frequenti, più durature e anche più intense. Qui nella cartina qui in basso a destra
Vi riporto, vedete, lo scenario del modello RCP 4.5, quindi uno scenario intermedio, quindi con una modesta riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai valori attuali, quindi con politiche, diciamo, un po' più green. Ecco, nonostante l'adottare di politiche comunque più stringenti, entro il 2081-2100 la temperatura media di tutta la fascia mediterranea, ma anche del Nord Africa, dell'Europa centro-occidentale, comunque potrebbe aumentare, vedete, di valori compresi tra 1,5 gradi e i 3 gradi. Quindi comunque sia, l'andamento è quello, ecco, che si riduca o che non si riduca, anche tagliando completamente le emissioni di CO2 da un giorno all'altro. Comunque sia, ci sarebbe un tempo di inerzia che può durare anche più di 20 anni, quindi la temperatura per inerzia sulla Terra può comunque continuare ad aumentare di alcuni gradi prima poi di conoscere un raffreddamento. Questo invece che vi riporto in diagramma, sempre più modelli previsionali, quindi più modelli climatici, è l'andamento stimato delle precipitazioni nell'area del Mediterraneo. Le precipitazioni sono caratterizzate però da un'alta variabilità, sia nello spazio che nel tempo, però comunque sia i modelli climatici indicano una generale riduzione delle precipitazioni nel corso dei prossimi decenni, il che, combinato alle elevate temperature previste, ci sta a indicare che è probabile andare incontro a periodi piuttosto lunghi, caratterizzati da clima secco e intensa evapotraspirazione. Ovviamente questo però non sta ad escludere eventi estremi di segno totalmente opposto. Vedremo dopo che, secondo il nuovo regime circolatorio atmosferico che va instaurandosi sul Mediterraneo e sull'Europa, gli eventi estremi sono favoriti sia in senso positivo che in senso negativo, cioè si va sia verso ondate di calore molto intense e durature, ma anche verso eventi alluvionali o pluviometrici piuttosto intensi e in alcuni casi anche da record estremi. Questo infatti è un diagramma che ci porta, un diagramma prodotto da un centro di ricerca europeo sugli eventi alluvionali Lampo, quindi nubifragi, flash flood, dal 1870 al 2010. Chiaramente il dato è anche influenzato da una maggiore diffusione di apparecchiatura tecnologica per le riprese, quindi comunque una maggiore osservazione, un'osservazione più capillare anche per una maggiore presenza demografica sia sulle zone interne che sulle coste. Quindi il dato diciamo, va filtrato anche di questo fattore, ma comunque ci sta a indicare, soprattutto negli ultimi decenni, quindi lasciando perdere dal 1870 al 1980, ma negli ultimi decenni ci sta a indicare, soprattutto nella fascia in rosso e in arancio, come gli eventi di alluvione Lampo medio-forti stiano aumentando nel corso del tempo, ma per quanto riguarda soprattutto la frequenza. Poi per quanto riguarda l'intensità, ancora non abbiamo delle indicazioni piuttosto chiare. Invece, per quanto riguarda il riscaldamento della superficie marina del Mediterraneo, abbiamo individuato, ecco, registrato un riscaldamento per decennio di circa 0,4 gradi, ed è un riscaldamento che comunque riguarda maggiormente o comunque più accentuato il settore orientale del Mediterraneo, meno il settore occidentale, che magari usufruisce meglio degli scambi di calore con il vicino Oceano Atlantico, ma comunque sia il Mar Mediterraneo mostra un trend di aumento termico di circa 0,16 gradi all'anno. E il maggiore aumento termico è riscontrato su queste zone qui, il Mar Tirreno, Mar Ligure, Mar Adriatico e sul Canale di Sardegna, comunque approssimativamente sulle coste settentrionali dell'Africa. E questi sono tutti parametri molto importanti, perché l'avere una maggiore disposizione di temperatura, di calore, sia nell'atmosfera sia nella superficie marina, indica che la massa d'aria può contenere più umidità, può
può risultare quindi maggiormente instabile, perché chiaramente l'umidità specifica contenibile nell'aria è una funzione diretta della temperatura. L'aria calda può contenere più umidità rispetto all'aria fredda. Avere più aria calda sia in atmosfera sia al di sopra della superficie marina chiaramente non fa che aumentare sia le possibilità appunto di avere ondate di calore più lunghe e durature, ma anche qualora si verificassero le condizioni sinottiche favorevoli, anche rovesci temporali di un'intensità però diciamo più frequenti e più intensi, ecco, con caratteristiche spesso tropicali, perché appunto queste masse d'aria riescono a contenere parecchia umidità. Ecco, questo è diciamo, l'assetto sinottico a cui noi andiamo avanti. Qui nelle prossime slide vi ho proposto, ecco, uno studio per chiudere, prodotto da un gruppo di ricerca del Centro Europa riguardo all'ondata di calore verificatasi sull'Europa centrale nell'estate del 2018, che come ricorderete da noi in Sardegna fu invece caratterizzata da temporali piuttosto intensi, nubifragi soprattutto nel mese di giugno e nel mese di agosto. Quell'anomalia sul Mediterraneo, appunto, quell'anomalia pluviometrica, si tradusse invece nell'Europa centrale in un'anomalia di segno opposto, ossia un'ondata di caldo che durò praticamente per diversi mesi. E un gruppo di ricerca ha appunto effettuato uno studio su questa ondata di calore verificatasi in Europa, stabilendo come il fatto che il pianeta si stia scaldando. Ma in maniera particolare sulla fascia delle medie latitudini, quindi sul Mediterraneo, va a diminuire quello che è il gradiente termico nord-sud, cioè la differenza di temperatura tra la fascia dei poli e la fascia equatoriale. Questo quindi si traduce in un rallentamento della corrente a getto e quindi delle correnti occidentali che tendono a disporsi, come vedete in questa grafica, in maniera ondulata. L'estate del 2018 appunto fu anomala sull'Europa centrale perché caratterizzata da una ondulazione, un sistema di circolazione, in questo caso si dice wave pattern, cioè caratterizzato a ondulazioni, e in quell'estate perdurò per diverse settimane proprio perché questa tipologia di circolazione atmosferica è una circolazione che in meteorologia viene chiamata spesso di blocking, cioè tende a mantenere costanti le condizioni meteorologiche, come tra l'altro stiamo vivendo adesso su gran parte d'Italia ormai da oltre 10 giorni. Anche in questo periodo di giugno ci troviamo in una situazione di blocking prodotta appunto da un'ondulazione, quindi un'ondulazione del flusso delle correnti che in genere dovrebbero scorrere da ovest verso est, ma che invece durante tutto l'anno si producono, vedete, esprimono in queste ondulazioni piuttosto accentuate. E non è un caso che queste ondulazioni vadano ad affondare sull'Atlantico, perché la superficie marina si raffredda con una velocità inferiore rispetto alla terraferma, di conseguenza tutte le aree cicloniche tendono a seguire le anomalie negative di temperatura. Quindi, se la superficie marina è più fredda della vicina superficie terrestre, le saccature tendono preferibilmente ad allungarsi laddove le temperature sono più basse, nei bassi strati. Di conseguenza, non è un caso che queste ondulazioni tendono a prendere questa forma e quindi a portare maltempo sui settori occidentali dell'Europa, sui settori anche centro-settentrionali dell'Europa. Vi ricordo che ieri in Repubblica Ceca c'è stato un tornado proprio in virtù di queste particolari configurazioni sinottiche di blocco, un tornado probabilmente di categoria F3, F4, quindi stiamo parlando di un fenomeno più tipico delle plains americane più che dell'Europa centrale. E in questo tipo di configurazioni, come dicevate voi all'inizio, la Sardegna, così come il Mediterraneo centrale, si trovano più spesso a dover fare i conti con l'anticiclone nordafricano piuttosto che con il consueto anticiclone delle Azzorre, che invece dovrebbe caratterizzare l'evoluzione climatica delle nostre estati. Questo, vabbè, per concludere, vi ho portato anche un'animazione. Qui, in sostanza, ripeto quanto detto prima, cioè uno dei principali gas ad effetto serra è il vapore acqueo, però
con il riscaldamento globale ha una funzione di retroazione positiva, ossia abbiamo detto prima, l'atmosfera si scalda, scaldandosi riesce a contenere più vapore acqueo. La presenza di vapore acqueo tende a sua volta a favorire processi di riscaldamento, perché il vapore acqueo è un gas che è responsabile, l'avete visto, dal 36 al 70% dell'effetto serra. Quindi più l'atmosfera è calda, più può contenere vapore acqueo, più paradossalmente questo effetto produce degli effetti a sua volta a catena, rivolti ancora una volta verso il riscaldamento. Qui ci dovrebbe essere un video che però non va, comunque sia doveva essere l'animazione delle ultime due alluvioni in Sardegna, giusto per farvi appunto notare come i flussi d'aria provenienti dal Nord Africa, dalle fasce latitudinali tropicali e quindi carichi di umidità, se magari all'inizio del Novecento potevano trovare delle temperature marine in linea con quelle che erano le temperature medie, adesso si trovano ad attraversare strati marini piuttosto caldi, con temperature anche sino a 2 gradi, 3 gradi sopra le medie del periodo. Di conseguenza, questi strati d'aria non si raffreddano più come un tempo, mantengono la loro temperatura piuttosto elevata. Di conseguenza, arrivano sulla Sardegna molto caldi e in grado quindi di contenere quantitativi di umidità che un tempo magari il Mediterraneo non poteva favorire o comunque non poteva garantire. Spero di essere stato chiaro e di avervi dato qualche giusta indicazione. Ok, mi sentite? Io per Perfetto. chiudere la registrazione, come dovrei procedere? Allora, forse è questo. Ok. Ok. Ora dovreste vedere me, giusto? Sì. Allora, intanto devo dire che ho trovato la presentazione veramente interessante. Abbiamo ricevuto qualche domanda. Noi ci chiediamo, all'interno del Mediterraneo, guardando un po' la situazione, ci immagineremmo che le condizioni climatiche siano simili per ogni parallelo. Invece ci rendiamo conto, attraverso questo lavoro, che ci sono delle aree che proprio, risultano estremamente diverse come reazioni, e una di queste vedo il Mediterraneo. Noi che se ci troviamo in Sardegna, quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Più temperature sempre più alte in futuro? E secondo te come potremmo anche ragionare per cercare di contrastare questo fenomeno? Per esempio, molti apicoltori dicono che bisogna piantare più alberi per cercare di contrastare questo fenomeno. Secondo te è Esatto, corretto, Matteo? sì, sicuramente piantare più alberi è una strada da perseguire per il riassorbimento sicuramente della CO2 immessa in eccesso in atmosfera. Per quanto riguarda invece cosa attenderci noi in Sardegna, ti ripeto, i modelli climatici danno una fascia di proiezioni che è piuttosto vasta. Tuttavia, però, quello che i modelli matematici ci dicono è che lo schema di circolazione, che un tempo era caratterizzato da correnti che andavano da ovest verso est, con ondulazioni che comunque, come si può leggere in tutti i paper scientifici, si evolvevano nel giro di pochissimi giorni, al massimo una settimana. Adesso queste ondulazioni sono molto più accentuate, proprio perché c'è meno differenza in virtù anche della fusione della calotta polare e in virtù dell'aumento delle temperature nelle fasce medio-basse latitudinali. C'è una minor differenza termica, un minor lag termico tra le fasce polari e quelle equatoriali. Di conseguenza, le onde di Rossby, così sono chiamate, tendono a farsi più accentuate e, come ho fatto vedere prima, tendono a coinvolgere, per quanto ci riguarda il nostro settore, soprattutto il settore occidentale del Mediterraneo. Noi spesso ci troviamo appunto nel settore ascendente di queste onde, così come ci troviamo adesso. Adesso noi ci troviamo in un settore ascendente di un'onda di Rossby,
Vi posso già dire che questa situazione che è bloccata da 10 giorni andrà avanti così ininterrottamente, probabilmente sino alla fine anche della prossima settimana. Dal punto di vista meteorologico e climatico, anzi, dal punto di vista meteorologico, la situazione che noi stiamo vivendo può rientrare nella variabilità meteorologica, ma dal punto di vista climatico, la situazione che stiamo vivendo può essere inserita all'interno dei cambiamenti climatici per il semplice fatto che negli ultimi 20 anni situazioni di blocco estivo, così come quella che stiamo vivendo adesso, si sono già verificate 8 volte. Quindi 8 volte intendo 8 anni, quindi per 8 anni, quindi è un dato di fatto, un'osservazione appunto che i meteorologi e i climatologi propongono nei loro studi e che comunque noi cioè, Qualcuno osserviamo. mi scrive, ma ormai possiamo Ecco, considerare per orfani chiudere, della. anche per quanto riguarda la Sardegna, non ho risposto, ecco, per quanto riguarda la Sardegna. Le temperature sì, mese dopo mese in effetti stanno aumentando, però per quanto riguarda le precipitazioni, effettivamente non, i dati delle serie storiche non mostrano un trend effettivamente verso un calo delle medie pluviometriche annue. Tuttavia, però, mostrano una variazione dell'intensità e della velocità del ciclo dell'acqua. Nel senso che mostrano una maggiore frequenza di eventi alluvionali durante il trimestre che va da settembre a novembre. Se magari a inizio Novecento, comunque nei primi 50 anni del Novecento, eventi alluvionali come quello di Bitti o come quello di Capoterra del 2018 o come quello del 2008, ecco, potevano capitare una volta ogni 15 anni, perché comunque non possiamo neanche dire che non ci fossero in precedenza, perché la Sardegna è comunque una terra votata a eventi alluvionali, però adesso la frequenza è molto più ravvicinata. Adesso abbiamo dei tempi di ritorno che rientrano nell'ordine dei 2-4 anni. Ecco. Perché ad esempio l'evento di Bitti segue l'evento del 2018, quindi stiamo parlando di 2 anni solamente di differenza. Per quanto riguarda l'evento del 2018, in 24 ore quasi 600 mm nella stazione di Santa Lucia, per quanto riguarda Bitti 331 mm in 6 ore, quindi in 2 anni, due eventi estremi, danno, ecco, sono un indizio. Ecco. Bene, Presi Matteo. singolarmente non ci dicono nulla, però presi con tutte le serie storiche ci dicono tanto. Ok. Caro Matteo, io spero che in futuro diventerai una presenza costante dei nostri seminari, perché quello che è veramente importante e interessante è quello che abbiamo visto. Penso che potremmo chiamarci anche orfani dell'anticiclone delle Azzorre, visto che ormai è sempre meno presente nella nostra quotidianità, o sbaglio? Esatto, proprio come ho detto prima, il fatto che le correnti non sono più votate all'essere occidentali, ma sono più votate a creare delle onde, chiaramente l'anticiclone delle Azzorre fa fatica, non riesce a spostarsi più dall'Atlantico verso l'Europa, ma essendo la circolazione pronunciata appunto in ondulazioni, la Sardegna, così come il Mediterraneo, sono più esposti all'espansione dell'anticiclone nordafricano, ma ce ne rendiamo conto anche osservando l'atmosfera. L'atmosfera dell'anticiclone africano, come potete vedere anche fuori, è caratterizzata da colori completamente diversi dall'atmosfera dell'anticiclone delle Azzorre, quindi non stiamo parlando di temperature, ma stiamo proprio parlando di atmosfere completamente diverse che potremo vivere sempre più spesso nel corso delle prossime estati, perché l'estate azzorriana è caratterizzata da un cielo azzurro, contrasti forti, un mare azzurro in Sardegna. In queste giornate invece stiamo vedendo un cielo grigio, un cielo bianco, un cielo carico di polveri sariane, contrasti morti, è un mare che cioè, è grigiastro, quindi proprio cambia tutto, Ci ecco, l'assetto, aspettiamo diciamo. tempi grigi, ci aspettiamo. Ti E ringraziamo. tra l'altro, per chiudere, questa situazione qui produce anche temporali come quelli della scorsa notte, che sono fenomeni tropicali, cioè caratterizzati da forti fulminazioni e basi dei temporali molto elevate. I temporali della scorsa notte avevano basi oltre i 3.000 metri, ecco perché non pioveva.
perché l'acqua trovava strati molto secchi prima di raggiungere il suolo. Quindi fenomeni caratteristici delle latitudini tropicali che però si spostano magari più spesso verso la nostra zona. Grazie, grazie Matteo. A questo punto sentiamo anche Enrico, visto che praticamente Matteo ti sta dicendo che ci saranno sempre più problemi per i sindaci.